della edizione del libro dedicato a Scrivile, ovviamente con il contributo della Libera Università degli Adulti di Cervi e anche della Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, che vogliamo davvero ringraziare perché un libro rappresenta sempre un valore aggiunto per quanto riguarda tutta la nostra comunità. Già. Iniziamo però con presentare questa sera una novità, è la fotografia, che a differenza degli altri anni è una fotografia particolare perché rappresenta questo bellissimo quadro che è alla nostra sinistra, di un grandissimo altro personaggio, Caputo, che è morto all'età di quasi 100 anni, Augusto Ponti di nome, ma Caputo appunto come artista, e questa sera la sua nipote, che doveva essere con noi a presentare anche un pochino l'opera, è stata colpita anche lei da Covid e quindi proprio non è con noi, ci dispiace davvero tanto. La litografia naturalmente poi la consegneremo a tutti coloro che hanno vinto questa edizione di Scrivile del 2022. Però la Giovanna, che ringraziamo, ci ha mandato un bellissimo pensiero. Buonasera a tutti, purtroppo per motivi di salute non posso essere presente, Covid dipendente. Mi dispiace molto, Caputo era un pittore autodidatta, ha vissuto fino a quasi 100 anni, ha sperimentato diverse tecniche, ma usava preferibilmente colori ad olio, dipingeva su qualunque supporto di capitasse a tiro. Ragazza bionda con i fori, un'opera realizzata tra i 1970 e gli anni 2000, è uno dei quadri più luminosi e solari, diversamente dalle numerose pitture piuttosto malinconiche che lo caratterizzano. La Perina è stata gentilissima perché ci ha donato l'opera all'Associazione Francesca Fontana in segno di gratitudine per la collaborazione nella realizzazione della mostra di gennaio alla Sala Rubicone e per le future collaborazioni. Ringrazio veramente e vivamente la stampa e l'associazione anche per le belle iniziative che ha organizzato nei mesi primaverili e che organizza, fra cui Scrivere. Sarei stata felice di ascoltare i testi e di osservare le foto, che senza dubbio meritano lui visti i complimenti. Davvero un grazie al cuore a Gianna Pirin anche per le parole che aspetto, perché sono davvero belle, danno forza ai volontari che come noi si impegnano in tutta questa attività di promozione sociale, culturale, di integrazione anche nella nostra comunità. Allora, presentiamo subito il libro con la foto di Nanna. Eccolo qua, questo è il libro di quest'anno, la copertina è molto bella, il libro raccoglie tutti i lavori che sono stati presentati, dal primo all'ultimo, e noi lo daremo in omaggio questa sera a tutti coloro che hanno vinto il concorso. Per chi ovviamente adesso vuole acquistare a un prezzo davvero simbolico, 10 euro, fuori al termine della serata. E per questo libro vorrei camminare male qua vicino a me Berta Vincenzi, che anche quest'anno ci ha permesso, grazie alla sua arte e pittura, di poter avere questa bellissima copertina. Sembra che piaccia a tutti, il consiglio è stato unanime sulla scelta e quindi noi consiglio. Intanto il primo. Oh, non questo originale. Bellissimo, lo mettiamo insieme agli altri. Questo è il terzo anno che abbiamo questa collaborazione, con questo carissimo amico che abbiamo incontrato, stava facendo, lui si è affezionato a noi e noi a lui, quindi grazie. Aspetta però, aspetta, perché adesso il nostro presidente ti consegnerà una via e Alessandra, intanto che Tina ti consegna un piatto di questa edizione, un piatto particolare proprio per la tua disponibilità a questa collaborazione. Eccoci qua. Così, facciamo una foto, vale? Eccoci qua. Grazie davvero.